Allora, benvenuti a questo corso di introduzione alle applicazioni web. Se non siete qui per introduzione alle applicazioni web, penso che possiate trovare posto più fresco dove stare. Io sono Luigi De Russis e sono, come avrete visto da qualche parte, il titolare del corso. E lui è... Aspettate che parla. Ciao, io sono Juan e niente, anch'io farò metà del corso. E non sono il titolare, ma Quasi. quasi. Noi divideremo, come diceva Juan, il corso circa metà, quindi metà delle ore di lezione e di laboratorio le farò io e l'altra metà le farà lui, quindi ci vedrete entrambi sia in aula che in laboratorio. Adesso ovviamente non stiamo qua entrambi, ma lui se ne va e io no. Quindi era giusto per farci vedere prima che poi incontravate qualcuno, uno dei due in laboratorio. Va Ciao, bene, ciao. buona Ok, so, lingua sbagliata. Scusate, ho fatto un'ora e mezza di lezione in inglese e quindi perdonatemi se in queste 3 ore non sarò esattamente brillante o sveglio, o scegliete voi un aggettivo. Partiamo da io che sto zitto e voi che parlate, che mi sembra un buon punto di partenza. Aspettative. Cosa pensate di imparare in questo corso? Perché l'avete scelto? Così possiamo controllare se le aspettative che avete, o perché l'avete scelto come una delle prime scelte, poi magari siete finiti qui, anche se era la centesima, non lo so. Ma cosa pensate di imparare, di uscire alla fine di questo semestre sapendo fare o sapendo dire che? Prima parlavate, quindi so che potete farlo. Io ogni tanto durante il corso non vi aspettate, quindi questo corso sono 6 crediti, quindi sono 40 ore di lezione e 20 di laboratorio su 2 turni. Non vi aspettate che io parli per 40 ore, neanche per 20, perché le altre 20 le fa Juan. Io spesso vorrò sentire voi. Vorrò sentire cosa ne pensate, vorrò avere input per andare avanti. Quindi se stiamo in silenzio, rischia di essere, se state in silenzio, rischia di essere un problema. Non sempre, chiaramente, però ogni tanto, per esempio, adesso avete l'opportunità di condividere aspettative. Siete qui perché vi piace la stanza e pensavate di fare la sauna insieme a tutti noi o per altri motivi? Qualcuno, non dobbiamo sentire tutti, però due o tre coraggiosi o coraggiose. Dai. Quando premiamo il tasto ispezione su Google, almeno così adesso capiamo i codici che ci sono dietro. Capiamo cosa succede dietro una pagina web quando, per esempio, guardiamo ispezione elemento. Quindi tu speri alla fine del corso saprai che cosa c'è scritto una volta che saprai leggere cosa c'è scritto e capire, perché leggere lo puoi fare adesso anche, e capire che cosa c'è lì. Ok, speriamo che questa aspettativa la soddisfiamo. Altre aspettative? Tutti ispezione elemento fate. Non avete aspettative. Prendete quello che viene nella giornata. Ancora un paio di persone, poi andiamo avanti. Se no stiamo qua finché un paio di persone non rispondono. Sono 3 ore oggi e ne abbiamo di tempo. Dai. Fare una parte di programmazione che non è
fare una parte di programmazione web, in questo caso, che non è stata fatta negli altri corsi che non hanno web nel titolo. Ok. Ok, qualcuno da non quella fila o da quel pezzo di fila? Non avete aspettative, davvero, niente. Cioè, qualunque cosa noi andremo a fare adesso va bene. Così? Dai. Imparare come comunicare con un server. Imparare a comunicare con un server. Di, diciamo, di qualcosa all'intorno, sì. Poi dicevo, penso, credo, realizzare autonomamente delle piccole. Però non può esserci penso, credo, se è un'aspettativa, no? Tu di l'aspettativa, per massimo ti dico se non la soddisfiamo. Realizzare autonomamente delle pagine web semplici o relativamente semplici in modo individuale. Realizzare autonomamente delle pagine web relativamente semplici o relativamente complicate, dipende da che punto di vista lo guardiamo, in modo autonomo, certo. Sì, queste sono tutte aspettative ragionevoli. L'anno scorso, quando ho fatto questa stessa domanda, questo corso è nato l'anno scorso. Quanti di voi sono ingegneri informatica? Ok, era meglio se facevo un'altra domanda. Quanti di voi sono ingegneria meccanica? Ok. Aerospaziale. Per ora il secondo gruppo più grosso. Gestionale. No, mi spiace, battuti da gestionale. Cinema. No. Siete in minoranza. Matematica per l'ingegneria. Ok? Ho dimenticato qualcuno? Fisica. Fisica. Elettronica, non faccio dimenticare. Fisica? 2. Elettronica? Quindi abbiamo detto che... Bene. Ho dimenticato qualcun altro? No? Bene. E quando l'anno scorso ho fatto questa domanda, una vostra collega dell'anno scorso di cinema, che lei faceva cinema, c'era un gruppo un pochino più grosso di cinema l'anno scorso, aveva detto fare finalmente qualcosa di pratico. Non so se questa sia un'aspettativa comune anche qui. Sì? No? Facciamo teoria, va bene? Facciamo teoria di come si scrivono pagine web senza farlo, però. Impariamo a leggerle, basta. E questa è un'aspettativa. Sì? Chi vorrebbe fare un corso teorico? Facciamo presto a cambiarlo, non è che... Per me è più facile. Ok, chi vorrebbe fare un corso pratico? E poi c'è qualche astenuto. Sì, quindi sicuramente questo sarà un corso pratico, in cui vedremo delle cose di teoria, perché dobbiamo capire cosa dobbiamo fare prima di farlo. Però l'obiettivo sarà prettamente... saper fare più che saper raccontare come funziona. Anche saper raccontare come funziona, ma ugualmente saper fare. Ok, aspettative. Partiamo dagli obiettivi. Io credo che riusciremo a soddisfare buona parte, se non tutte, queste 5 aspettative che abbiamo sentito. Obiettivi. C'è una parte sicuramente pratica e una parte, come dicevo, teorica. La parte teorica è quella che è nei primi due punti di questa slide, no? Conoscere i concetti fondamentali relativi ad architetture web e protocolli in uso. Quindi conoscere, dobbiamo capire come funziona, dobbiamo capire che cos'è un server, come diceva il vostro collega lì in fondo, prima di poter dire, ok, facciamoci qualcosa. Come si comunica con un server? Dobbiamo capirle queste cose. E poi dobbiamo anche conoscere, ma anche poi usare, le principali tecnologie per il web che sono HTML, CSS e JavaScript. Ricordate questa tripletta, perché questa tripletta la ripeteremo tante volte. Quindi conoscere, usarle e saperle applicare a scenari realistici, almeno, se non reali. Quindi casi concreti d'uso. Dopodiché per farlo, per creare un'applicazione web, useremo anche Python come linguaggio di programmazione, sfruttando quello che spero ormai tutti abbiate fatto nel primo anno, o quasi tutti,
nel primo anno di ingegneria al corso di informatica, quindi costruendo a partire da quello. E alla fine cercheremo di creare un'applicazione web completa di media complessità, non la cosa più difficile del mondo, ma neanche una roba da fare in 5 minuti, che sia anche vagamente usabile, che non, vedendola uno non dica cos'è sta roba, ma che riesca a utilizzarla e a svolgere quello che deve fare con questa applicazione. Un pochino più in dettaglio cosa impareremo? Impareremo questi tre livelli. Uno, il primo livello è progettare per il web, quindi non solo programmare, ma anche sapere che cosa fare prima di farlo. Quindi parleremo per forza di architetture web, che sarà l'argomento teorico della giornata, insieme a cenni su HTTP, che di nuovo sarà l'argomento teorico della giornata. E parleremo di strumenti di sviluppo e debug, tipo l'ispezione elemento dentro il browser, e accenneremo più avanti nel corso anche a un pochino di design visuale per il web. Cioè, va bene scrivere il codice, però facciamo anche delle pagine web che siano comprensibili da parte di chi le deve usare. E poi avremo altri due blocchi che sono invece più sulla programmazione, e li divideremo in programmazione del front-end e in programmazione del back-end, quindi in programmazione del client e programmazione del server. Sapete che cos'è un front-end e cos'è un back-end? Chi non lo sa? Ok, quindi chi lo sa adesso può darci una definizione di front-end. Il codice sul client, l'interfaccia. Che cos'è un client? Scusa? L'elemento che sta davanti all'utente, generalmente. Quello che si collega al server e riceve i dati. E però dovrei chiederti che cos'è un server. Quindi cerchiamo di non usare, di non andare avanti con questa storia. Vediamo se abbiamo... Client può essere che sia il browser? Il client in ambito web è il browser. Tipicamente è il browser. Nel nostro caso sarà il browser. Quindi il browser, quello che vedete nel browser, le icone, le immagini, i bottoni, eccetera, nel browser, costituiscono il front-end, il client, e poi c'è il back-end che è il server. Back-end? Dai. Eh sì, questo però. No, è quello che fornisce il servizio al client, quindi che fornisce la pagina. È quello che fornisce le pagine al front-end. Ok, quindi per il front-end di cosa parleremo? Parleremo di HTML, CSS, JavaScript, che sono gli unici tre, chiamiamoci linguaggi, che un browser capisce. Un browser non è capace a gestire e interpretare, diciamo così, nessun altro linguaggio che non sia HTML, CSS e JavaScript. E poi parleremo anche del DOM, della struttura delle pagine. Il DOM è come rappresentata una pagina web all'interno del client per manipolarlo. Invece sul back-end faremo un server, quindi quello che ci fornirà le pagine che poi i browser visualizzeranno, e lo faremo in Python usando un framework che si chiama Flask. Avremo bisogno di accedere a un database per recuperare eventuali informazioni. Ovviamente vedremo come questo back-end e come il front-end interagiscono tra di loro, come si passano le informazioni. E poi anche parleremo di autenticazione, quindi del login, della registrazione su un sito, eccetera. Qualcosa di queste parole, a parte quelle che abbiamo provato a definire, che non sono chiare? Il DOM lo vedremo con... un po' più calma, ma il DOM è una rappresentazione interna di come è rappresentata, è un modello di come è rappresentata una pagina web nel browser. È un albero in cui ogni elemento dell'albero è un pezzo dell'HTML, come è visualizzato nel browser, nel front-end. E tramite JavaScript si potrà, per esempio, cambiare questo DOM in tempo reale, senza passare dal back-end. Ma ci arriveremo. Quindi,
questi tre livelli in quest'ordine. Partiremo dalla progettazione per il web, poi andremo a fare prima il front-end, ignorando l'esistenza di qualunque back-end, e poi ci concentreremo da un certo punto in poi del corso su Python e quindi sulla programmazione del back-end, l'interazione col database, eccetera. Allora, giusto per capire il background, Python. Quanti di voi non l'hanno fatto? Ok, 4. Non è un pessimo numero. Ci servirà da un certo punto in poi, quindi avrete un po' di tempo per cercare di recuperarlo, magari guardate le video lezioni dei corsi di informatica del primo anno, ci serve quello per partenza. Tutti gli altri hanno fatto informatica in Python al primo anno della triennale, il primo anno per forza della triennale, siamo nella triennale. Sì. Basi dati. Chi non ha fatto basi dati? Chi non lo fate neanche in questo semestre basi dati? Sarà in futuro, se lo mai sarà, giusto? Non adesso. No. Cioè, anche questo ci servirà in parte piccola piccola più avanti nel corso. E cerchiamo di darvi il supporto che avete bisogno. Non facciamo cose complicate. Quindi, tutto sommato, cercheremo di cavarcela. E chi è che ha mai fatto qualcosa in HTML? Qualcosa. Definite voi qualcosa. Ok. CSS? Non è scontato. E JavaScript? Ok, quindi voi le prime lezioni saranno un pochino, magari, noiose, oppure scoprirete cose che non sapevate, dipende dalle due. Ok, qual è il piano? Il piano è fare queste cose più o meno in quest'ordine, quindi partiremo oggi con architetture web e HTTP, che sarà una lezione teorica nella seconda ora e mezza. Passeremo poi a parlare di HTML5, passeremo poi a, quindi l'ultima versione, diciamo così, di HTML. Passeremo poi a CSS3, poi parleremo di progettare per il web, quindi in termini di che pagine fare, come strutturarle, quali sono le buone pratiche da seguire, e a quel punto, vedete, circa a metà, partiremo con Flask, che è la parte in Python, quindi la parte di server, quindi fino a quel momento 2, 3, 4 sarà il front-end, 5, 7 sarà interamente il back-end, 6 e 8 sono l'interazione tra il front-end e il back-end, 9 e 10, lasciamo in fondo al corso un pochino di JavaScript, saranno di nuovo ritornare sul client, perché è un linguaggio diverso, è un linguaggio di programmazione ed è diverso dagli altri, e quindi li lasciamo come in coda al corso, come cosa da completare. Come è organizzato il corso? L'avrete visto sul calendario, ma 3 ore sono qui, tutti lunedì, saranno interattive, nel senso che io proverò a farvi domande e voi auspicabilmente proverete a rispondere. Domande non giusto o sbagliate, ma domande più sul tipo aspettative, o che cos'è HTML, o che cos'è client, eccetera. Sperando che o aggiustino l'aria condizionata o si decida ad arrivare l'inverno, non so, una delle due. In quelle ore faremo pausa, abbondante pausa in mezzo. Io ho lezione prima, quindi non inizieremo difficilmente alle 4 puntuali, perché mi ci vuole il tempo per muovermi dalle aule P a qui. E saranno a volte lezione, a volte esercizi, a volte un'ora di... Cercheremo, per quanto possibile, di fare un'ora e mezza di lezione e un'ora e mezza di esercizio in aula insieme, che comprenderà il programmare insieme anche, quando ci sarà qualcosa da programmare. E tutte queste saranno video registrate. Quindi, nel caso qualcuno si sia perso il messaggio sul portale via mail, tutte le lezioni, gli esercizi, inclusa questa, per cui ho due microfoni, saranno video registrate e poi caricate su YouTube e sul portale della didattica, e voi scegliete quale piattaforma preferite per guardarla. I laboratori non saranno registrati, e inizieranno la prossima settimana su 2 turni, e ovviamente ogni turno sarà di 1 ora e mezza. Tranne questa settimana, in cui ci portiamo avanti per poter iniziare il laboratorio settimana prossima,
e faremo 3 ore di lezione nello stesso slot orario in aula R4B. Le aule R sono verso via Boggio. Solo questa settimana. Questo perché ovviamente questi corsi iniziano la seconda settimana del semestre, quindi ci sono sempre almeno tre ore da recuperare, e invece di andare a cercare 3 ore nel semestre che vadano bene a tutti, che è impossibile, sfruttiamo le ore che sono già calendario, che magari avranno delle sovrapposizioni, ma almeno sono sovrapposizioni note già adesso. In ogni caso, quelle, essendo lezione, saranno comunque registrate. Vabbè, le lezioni saranno in presenza, con l'aula con le prese banchi, auspicabilmente. Ha le prese banchi questa tavola? Sì, qualche presa. Ecco, noi faremo degli esercizi, degli esempi, quindi se volete portare il portatile, come molti di voi hanno fatto, oggi non è così utile, ma da giovedì in poi, anche giovedì avrà le prese, quell'aula, perché è nuova, potete portarlo e cerchiamo di fare live coding in parallelo. Quindi io scrivo, voi scrivete e vediamo cosa succede. E questo l'abbiamo detto, che saranno video registrate e rese disponibili dopo la fine della lezione. I laboratori inizieranno giovedì prossimo, quindi non questo che viene, settimana prossima, 19 ottobre, saranno alla BINF. Se non sapete dov'è la BINF, qui c'è questa mappa, che è quella ufficiale, non so quanto sia chiara, non credo sia chiara per niente questa mappa, ma sapete dov'è la BINF? Chi non sa dov'è la BINF? È chiaro da questa mappa dov'è la BINF? Ok. Sapete dov'è Mixto? È nello scavalco, a fianco a Mixto, primo piano. Tutti dovreste aver ricevuto o riceverete una mail dalla BINF con le credenziali per utilizzare i computer del laboratorio, che non sono le credenziali del Politecnico, saranno altre. Quindi se avete già ricevuto la mail, bene, se no la riceverete direttamente dal laboratorio prima del 19 ottobre. I laboratori avranno... I test dei laboratori saranno online, qualche giorno in anticipo, e saranno esercizi, per la maggior parte delle volte, da svolgere durante le ore di laboratorio. La maggior parte delle volte, perché spesso saranno esercizi individuali, quindi potreste anche ipoteticamente farli a casa, essendo individuali, alcune volte lavorando insieme, in gruppi temporanei, perché magari li useremo per ragionare, in un certo senso ragionare, per progettare qualcosa invece di solo fatelo e diteci come viene. E le soluzioni saranno disponibili online dopo circa una settimana dopo la fine del laboratorio. Quindi il laboratorio 19 avrà le soluzioni pubblicate 7 giorni dopo, in tempo per il laboratorio dopo, e così via. E 2 turni, lo sappiamo già, 16, 17.30, 17.30, 19. Potete usare i vostri computer personali se volete, oppure, come dicevo, vi arriverà una mail per usare i computer, per accedere ai computer del laboratorio. E entro il 17 ottobre, a questo form, che adesso è aperto, potete indicare una preferenza su quale turno volete frequentare, perché magari avete altri corsi, avete sovrapposizioni, e quindi in caso di sovrapposizioni potete indicare qual è il turno che preferite. Noi cercheremo di fare turni equilibrati, 50-50, però partiamo dalle vostre preferenze. E il form vi chiederà qual è la prima scelta e qual è la seconda scelta, che ovviamente sarà l'altro turno, se potete frequentare entrambi i turni. Se invece potete non frequentarne uno dei due, indicate solo uno. E poi terremo i turni stabili per tutto il semestre. E, come vi dicevo, nel laboratorio ci saranno alcune cose, alcune volte, non sempre, che faremo attività insieme, anche a piccoli gruppi, ma temporanei, giusto per condividere le idee, condividere anche i processi, condividere i risultati, perché poi, ve lo anticipo già, l'esame sarà la realizzazione individuale di un progetto, ma per fare il progetto dovete anche sapere che cosa fare, non solo farlo, e sapere perché fate certe cose, e quindi alcuni momenti vogliamo inserirli sul perché, e su cui si può ragionare sul perché, durante le ore di laboratorio. E
L'anno scorso la frequenza ai laboratori è stata... non era in questi bellissimi orari, era in altri orari altrettanto belli, all'8 del mattino, ma non è stata altissima, diciamo così, e che è un po' un peccato per voi, ma è anche un po' una noia per noi, perché stiamo in un laboratorio con una persona, e quindi non possiamo neanche andarcene perché c'è una persona. E quindi o decidete di proprio boicottarlo il laboratorio, così ce ne andiamo tutti a casa, oppure se cercate di, insomma, che è la cosa che preferiremmo, cercate, scherzi a parte, cercate di, quando possibile, frequentarlo, se non il 100% di voi, cercate di impegnarvi a venire frequentemente. Bon, fine della raccomandazione. Materiale. Il materiale non sarà sul portale della didattica, sarà su questo sito, il cui indirizzo abbreviato è nella slide, e lì ci sarà i riferimenti per tutto. Le slide, i testi di laboratori, i link alle video lezioni su YouTube, i temi d'esame dell'anno scorso. Ci sono già i temi d'esame dell'anno scorso, se qualcuno fosse curioso. Insieme al calendario delle lezioni, al momento c'è solo questa settimana, ma noi abbiamo, diciamo così, il piano del semestre, e quindi possiamo pubblicare l'intero calendario del semestre sapendo che qualcosa potrebbe cambiare in corso d'opera. Però un'idea di quando succederanno le cose, chi sarà in aula se io Juan, chi sarà in laboratorio se io Juan, ci sarà, diciamo, a breve, appena riusciamo a caricare tutto su questo sito. E le video registrazioni le abbiamo già lette, solo per le ore in aula, saranno sia su YouTube che sul portale dopo la lezione. Quindi oggi finisce alle 7, tempo di arrivare a casa a mangiare e caricarla, e sarà online. E tutto il materiale sarà comunque disponibile su GitHub. Non vi chiediamo di usare GitHub, quindi chi lo conosce, se vuole usarlo, può usarlo. Chi non lo conosce, lo interpreti come un sito dove c'è anche lì il materiale, e le soluzioni di codice dei laboratori saranno su GitHub, e quindi potrete scaricarle e vederle anche online direttamente. Il codice proprio che svilupperemo. E come molti di voi, se non tutti, sapranno, useremo Telegram per le comunicazioni rapide, diciamo, per gli avvisi, la video lezione online, il video disponibile, le slide sono state pubblicate, eccetera. E c'è anche questo link, è un gruppo. Il gruppo ha due topic al momento, ne avrà altri a un certo punto. I due topic sono annunci, che come dice il nome serve per annunci, e l'altro è domande e risposte, e di nuovo dovrebbe essere abbastanza esplicativo che cosa fa. E poi creeremo un topic, come li chiama Telegram, per ogni appello d'esame, in modo che le domande relative a quell'appello d'esame, i chiarimenti relativi a quell'appello d'esame, siano in quel topic. Dopo l'appello d'esame chiudiamo il topic e ne creiamo un altro. E potete anche scrivere privatamente, se volete, se non volete scrivere pubblicamente nel gruppo, a me e a Juan, con un messaggio diretto o via mail. E soprattutto se è più lungo e accettate una risposta più lenta. E noi siamo tipicamente abbastanza rapidi a rispondere su Telegram, giusto per impostare le aspettative. E ovviamente se scrivete a mezzanotte del sabato sera, magari non riceverete una risposta immediata. Se scrivete alle 4 del pomeriggio del lunedì, neanche, perché saremo qui. E, però in giorno, diciamo, in orario normale, feriale, è facile che la risposta arrivi nell'arco di minuti o mezz'ore, ecco, non tanto in là. E una cosa che devo fare un po' un pitch su questo, ci sono anche delle ore di ricevimento che in presenza, con me, che in presenza sono in martedì dalle 4 alle 5 nel mio ufficio. Il mio ufficio è al terzo piano sopra la BINF, quindi una volta che sapete dov'è la BINF, sapete anche arrivare al mio ufficio. E, oppure anche se quell'orario non andasse bene, perché non potrà mai andare bene un orario su 6 corsi di laurea diverso, e potete anche in persona o da remoto addirittura se ci fosse bisogno. E le ore di ricevimento, quanti di voi vanno alle ore di ricevimento con i docenti? Ok, questo è il numero che mi aspettavo. E qui fatemi aprire una parentesi. Io ho smesso di farle per un certo numero di anni, il ricevimento, proprio perché l'affluenza era quella che avete stimato voi, cioè zero. E quindi perché bloccare un'ora tutte le settimane per zero? E poi ho deciso che invece no.
Poi magari non viene mai nessuno, però so cosa, posso trovare cosa fare in quell'ora, non è un problema. Perché, e qui ho aggiunto a questa parte perché in questa slide, no? Perché le ore di ricevimento? Beh, perché se ci sono bisogni, problemi, domande specifiche, non so qualcosa su SQL, su database, voglio chiedere, quello è un buon momento per farlo. Non ho capito qualcosa sul corso, magari non si riesce a parlare nella pausa o magari alle 7 è troppo tardi, dovete prendere il treno, eccetera, quindi avete bisogno di un altro momento su cui parlare, quello può essere un momento. E poi in realtà ho aggiunto gli ultimi due punti, che sono qua, perché se voi ci pensate, è un peccato, io non voglio la fila fuori in quell'ora, però capiamoci, però mi sembra anche un peccato avere sempre zero persone, perché in realtà, e qua fatemi fare un pitch su questo, aprire una parentesi, voi avete accesso a docenti che tra le altre cose fanno didattica, ma non solo, che sono in giro da un po' più di tempo, diciamo così, di voi, sia in ambito accademico ma anche fuori, e magari possono esservi utili per avere informazioni, per risolvere dubbi, eccetera. E voi non usate questa risorsa che avete, chiaramente, dato che nessuno ha le ore di ricevimento. A volte magari ha ragione, a volte magari no, non lo so, dipende magari. Però ecco, io ci tengo a tenere quest'ora fissa il martedì, in realtà è anche in condivisione con un altro corso, perché non mi aspetto questa folla in ogni caso comunque, perché nel caso qualcuno, dopo questo mio pitch sul non sfruttate l'occasione, l'opportunità che avete di parlare con persone che sono proprio avanti di voi e magari hanno una visione un po' diversa su cosa potete fare nella magistrale o cosa andare a lavorare o andare all'estero o eccetera, quello è un momento in cui se qualcuno vuole anche parlare di quelle cose con me, se si accontenta, si può anche fare quel tipo di conversazioni. Se non volete, ripeto, trovo un modo per riempire quell'ora. Però quell'ora o altri momenti, se quell'ora non andasse bene, sono a vostra disposizione. Quindi se volete, sfruttatelo. Chiuso parentesi. Quindi c'è quell'opportunità in aggiunta a Telegram, in aggiunta alle mail, in aggiunta al parlarsi tra una lezione e l'altra, nella pausa soprattutto, o anche alle 7 se qualcuno non vuole proprio andare a casa. Esame. L'esame consiste unicamente nello sviluppo di un progetto e nella sua discussione con i docenti. Progetto individuale che parte da un documento di specifiche che saranno rilasciate 20 giorni prima ogni appello. Quindi ogni appello ci sarà un testo d'esame diverso. Quindi a gennaio e febbraio ci saranno due testi d'esame, ognuno che uscirà 20 giorni prima la data dell'esame che è scritto sul portale, che sarà scritto sul portale. E sul sito avete già degli esempi di documenti di specifiche dell'anno scorso, se volete dare un'occhiata. Ma sarà un qualcosa tipo, si vuole realizzare un'applicazione di e-commerce per qualcosa e avrà queste pagine e dovrà fare queste cose. Ci saranno dei requisiti, delle cose da fare e voi dovrete farle fare. 20 giorni prima rilasciamo questo testo, lo lasciamo aperto per commenti per circa una settimana, in modo che se ci fossero cose poco chiare possiamo subito scriverle nel testo. A quel punto congeliamo il testo e nel restante del tempo potete lavorare al progetto e se avete delle domande farle su Telegram, via mail, eccetera. Questo progetto vale 26 punti su 30. Quindi il grosso è il lavoro che fate sul progetto. Che cos'è il progetto? È un'applicazione web, chiaramente, utilizzando esattamente le tecnologie che useremo nel corso e solo le tecnologie che useremo nel corso. Quindi HTML, CSS, un pochino di JavaScript, Python con Flask e SQLite come database. Secondo le specifiche, individualmente, che nel caso serva vuol dire non in gruppo, e come verrà valutato? Verrà valutato durante la discussione orale, che è di nuovo individuale ed è obbligatoria,
e consisterà in una correzione live del progetto, nel senso che noi scarichiamo il progetto, facciamo finta che facciamo l'esame a lui, che è qui in prima fila, e su turno lui ha consegnato il progetto, lo scarichiamo, lui verrà qui vicino a me, guarderà il mio schermo e noi lanciamo il progetto e lo verifichiamo rispetto ai requisiti, rispetto alle specifiche, se fa tutto quello che deve fare e se il codice anche è scritto come deve essere scritto e fa quello che deve fare. Seguito da domande sul progetto. Se ci sono delle cose che non funzionano, quelle sono ottime scelte di domande. E se ci sono delle cose fatte così così, anche. Ma se anche ci sono delle cose fatte bene, la domanda è: perché l'avete fatto così? Perché avete preso quella scelta? Perché a volte non è solo importante il farlo, ma anche il come o il perché l'avete fatto. E questa discussione orale sarà, dipende, in realtà la vera risposta è quando dipende, sarà sicuramente il giorno dell'esame, a volte sarà dal giorno dell'esame in poi, dipende da quante persone si iscrivono all'appello. Se è un appello con 5 persone, in giornata la risolviamo. Se è un appello con 200, non possiamo perché se sono 160, se è un appello con 100 andiamo avanti una settimana a fare orali e quindi andremo avanti con dei turni per tutto il tempo che servirà. La discussione orale, qual è l'obiettivo della discussione orale? È assicurarsi che il progetto l'abbiate fatto voi, uno, e due, che abbiate capito che cosa avete fatto, quindi che non è stato ChatGPT a dirvi cosa incollare lì, o Stack Overflow, o il vostro amico esperto programmatore, ma che l'abbiate fatto voi, abbiate capito, o quantomeno che abbiate capito cosa state facendo. Quindi, se la discussione orale va male, va a scena muta, perché dimostrate di non averlo fatto voi, o dimostrate di non aver capito voi, il progetto diventa insufficiente. Se avete copiato, se ve l'ha fatto il vicino di banco, automaticamente diventa insufficiente il progetto. Perché non l'avete fatto voi? Diamo un voto a qualcun altro. Quindi questo è l'obiettivo. Non è andare a fare domande di teoria su come funziona HTTP o cosa fa questo, ma andare a capire se quello che avete fatto sapete che cosa state facendo e l'abbiate fatto voi. O quantomeno l'abbiate studiato sufficientemente per dimostrare che l'abbiate fatto voi. E i criteri di valutazione saranno la conoscenza pratica e teorica della progettazione della vostra applicazione web che avete voi consegnato, non quella del vicino, della vostra, e del codice, di quello che fa, di come lo fa, e anche ovviamente una prontezza e chiarezza nelle risposte dell'orale. Questo vale altri 4 punti, oppure annulla il voto intero. Quindi, i 26 punti sono sulla adeguatezza rispetto alle specifiche e ai requisiti, questi 4 sono invece su come gestite l'orale, la prontezza delle risposte, la qualità delle risposte, eccetera. Oppure, in caso di scena muta o di chiaro non ne ho idea di cosa sto facendo, si va a 0. Questo arriva a 30, giusto? 26 più 4. Gli altri 2 punti ce li teniamo noi. Non per noi, ma per darli, e, se servisse, come aggiuntivi per valutare meglio magari progetti e o discussioni orali che siano di una particolare qualità. Noi l'anno scorso abbiamo visto progetti fatti anche con un livello migliore di quello richiesto dal corso. Quelli sicuramente possono andare al 30 lode, ammesso che tutto funzioni, se tutto giusto. Ma anche quelli che hanno una qualità buona, soddisfacente per quello che abbiamo visto durante il corso, possono raggiungere la stessa cosa. Quindi non necessariamente fare di più, ma fare bene quello che è stato chiesto. Il progetto che magari usa la stessa grafica del laboratorio e fa le cose un po' raffazzonate, magari fa tutto, però in quel caso non ha questa particolare qualità e particolare precisione, perché è un riciclo di quello che abbiamo fatto durante il semestre, con alcune modifiche. Quindi in quel caso uno può arrivare al 30, ma non alla lode. Risorse.
anzi, prima di risorse, domande che voi avete finora. Tutto chiaro? Sì. Per l'esame? Non ho una risposta in ore. La domanda era quante ore ci vogliono fare il progetto. Non ho una risposta in ore, ho una risposta in tempo, diciamo così, in quei 20 giorni, lavorandoci magari non a tempo pieno, ma buona parte, è assolutamente possibile finire anche in anticipo. Quindi non so dirti esattamente quante ore, perché dipende dal punto di partenza della singola persona, no? Cioè, chi conosce già HTML, CSS, magari ha lavorato già su Python, ci mette meno ore rispetto a chi è digiuno, no? Quindi questo è un po' difficile da stimarlo. Però in quei 20 giorni è totalmente fattibile, anche non facendolo tempo pieno. Ok? Altre domande? Ma dovremmo consegnare solo il codice oppure anche una presentazione? No, solo il codice. Dobbiamo consegnare... Scusa, lo dico per chi ascolta dal registrato. Dobbiamo consegnare solo il codice o anche una presentazione? Solo il codice. La presentazione, in un certo senso, la vediamo in un certo senso durante l'orale, no? Cioè, perché vediamo come funziona e quindi ne parliamo se c'è qualcosa che non va. Solo il codice, che deve funzionare e deve essere eseguibile. Questo non l'ho detto. Il codice, l'ho detto ma non espressamente, noi scarichiamo il codice e quindi il vostro progetto deve funzionare su questo computer e su computer di Quan. Quindi la frase "ma sul mio computer funzionava" non vale. Deve funzionare su un altro computer. Quindi quando lo consegnerete, prima di consegnarlo, magari provatelo sul vostro computer, in un'altra cartella, su un altro computer, provatelo al di fuori della cartella su cui state lavorando. Perché deve funzionare su un altro computer. Giusto per essere chiari. Altre domande? Sì. Ci potrebbero essere problemi di sistemi operativi per il progetto d'esame? No. No. Se tu fai le cose fatte bene, no. Perché Python è tu, chiunque ovviamente, non solo tu. Perché Python è in certo senso agnostico rispetto al sistema operativo, basta che sia installato, e tutto quello che usiamo non ha nessun componente nativo per il computer, quindi no. E ma anche in quel caso, se ci fosse qualcosa di particolare che tu vai a finire che usi, eccetera, adesso, nel progetto noi vi chiediamo di consegnare il progetto e anche un file di testo in cui mettete, per esempio, le credenziali delle persone per accedere al sito. E lì potete anche indicare se avete usato qualcosa di particolare. Tipo, questa libreria, questa cosa strana che non abbiamo usato durante il corso, l'ho usata perché mi serviva. Allora, magari quella può dare problemi. Però in quel caso, ovviamente, non va a penalizzare la valutazione, ma cerchiamo di risolvere il problema. Però le cose che vediamo qui, una volta non danno problemi. Cioè, non ci sono cose differenti da fare rispetto al sistema operativo. Se uno usa buone pratiche di programmazione, che comunque vedremo in parte. Altre domande? Ma la durata dell'orale più o meno? Dipende. Può essere molto breve, può essere molto lungo. Molto breve è il caso in cui si lancia il programma, non funziona niente e non c'è molto da discutere, in quel momento, no? In un caso medio un quarto d'ora, 20 minuti. Perché ovviamente dobbiamo lanciare tutto, provare tutto, quindi cliccare dappertutto si possa cliccare, provare tutte le pagine, poi aprire il codice, guardare il front-end, guardare il back-end, fare domande, aspettare la risposta, quindi ci vuole un quarto d'ora e 20 minuti. Quindi non c'è una grande parte espositiva? Cioè la capacità di spiegare quello che hai fatto, sì. Cioè non c'è una presentazione del progetto. C'è un "non sta funzionando perché". Oppure "dimmi che cosa hai fatto". Facciamo un esempio di una possibile domanda. Una possibile domanda potrebbe essere, vabbè, se qualcosa non funziona perché
come l'avresti fatto, qual è il problema, andiamo a vedere se riusciamo a capire qual è il problema. Ma se funziona, come hai fatto questa funzionalità? Il carrello della spesa. Immaginiamo se un e-commerce, no? Il carrello della spesa. E la risposta è, l'ho fatta nel file che si chiama qualcosa.python, e alla riga 5, e tu avrai la riga 5 davanti agli occhi perché è lo schermo, e mi descriverai riga per riga cosa fa dalla riga 5 alla riga 15, perché è quello che fa questa, è quello che serve a implementare quella funzionalità. Altre domande? Sì? Il voto è rifiutabile. Certo. E questo vuol dire che vieni il prossimo appello e lo rifai da zero come se non fossi mai presentato. Sì. Solitamente da una parte all'altra ci sono sempre meno di 20 giorni. Se io rifiuto il primo... Cosa te devo dire? Allora, premesso che le date degli esami non le facciamo noi, quindi le subiamo esattamente come voi, anche a noi sarebbe tanto bello se ci fossero almeno 20 giorni tra un appello e l'altro, anche perché se al primo appello venite in 100 vuol dire che praticamente finiamo il primo appello e poi dobbiamo cominciare a girare il secondo, quindi nessuno è contento di questa situazione. Ma nel caso in cui, e capita solo tra il primo e il secondo appello ovviamente, nel caso in cui tra il primo e il secondo appello non ci fossero 20 giorni, cosa che può capitare, noi comunque il testo del secondo appello lo diamo 20 giorni prima. Quindi metti che tu hai iniziato a lavorare al primo appello. A un certo punto ti accorgi che non va come deve andare, hai subito modo di iniziare senza perdere troppo tempo il secondo appello. Non puoi sicuramente aspettare il voto per iniziare. Puoi aspettare il voto per iniziare, ma poi non hai 20 giorni. Quindi lì è un po' critico per quello. Però in meno di 20 giorni non ha senso farlo perché diventa un progettino troppo semplice, no? Non basterebbe, bisognerebbe aggiungere uno scritto, bisognerebbe aggiungere qualcosa. Sì. Nella magistrale di informatica c'è un corso che si chiama Web Application. Sì. Questi crediti possono essere presi o dati per quello? No. Allora, Web Application 1, ce ne sono due di Web Application nella magistrale, no? Web Application 1 è obbligatorio per la maggior parte degli orientamenti, e anche per chi fa cyber security avrà il suo web application, farà la laurea in cyber security. Qua stiamo parlando di magistrale di informatica, ovviamente, non della magistrale di elettronica, fisica, eccetera. E web application 1 riprende brevemente HTML, CSS, eccetera, ma poi è tutta un'altra cosa. Quindi è molto più su JavaScript, si usa un framework che si chiama React, si fa tutto in JavaScript, non si fa niente in Python, quindi è in un certo senso un proseguo di questo. Questo fornisce le basi per quello. Se uno avesse fatto questo. E lo so perché faccio quel corso anche, tra l'altro, quindi parlo con cognizione di causa. Altre domande? Ecco, una domanda che è stata fatta l'anno scorso, che però mi è venuta in mente adesso, è: dobbiamo consegnare anche il database? Come lo consegniamo? No? Perché c'è un database, no? Sì, ma non tutti magari lo sanno. E SQLite, come diceva lui, è un file, no? Quindi SQLite, voi siete abituati che a fare corsi di base dati, è abituato che il database è un qualcosa che installate, poi aprite MySQL server, lanciate qualcosa, avete un'interfaccia in cui andate a operare. SQLite è un file, quindi l'intero database sarà su un file. Quindi la vostra consegna del database sarà consegnare questo file, che sarà nella stessa cartella del progetto, in cui lavorerete insieme al resto del progetto. È un file piccolo, quindi non occupa spazio. È un tipo di database che memorizza tutto su file, invece che su un singolo file. Un singolo file, c'è tutto il database che vi serve. E siccome il nostro database non sarà estremamente complicato ed estremamente grosso, perché comunque svilupperemo qualcosa, non faremo il rilascio dopo 6 mesi di un'applicazione in giro per il mondo, consegnerete questo file, non ci saranno cose da installare neanche per il database, è già tutto installato, se avete Python. Altre domande? Vabbè, se vi vengono in mente. Risorse essenziali. Allora, noi useremo, ci saranno sicuramente le slide, ci saremo sicuramente noi, che possiamo fornire informazioni anche, ma useremo, soprattutto all'inizio, questo primo sito,
che è un sito che è di documentazione, che è la Mozilla Developer Network, che sono risorse per gli sviluppatori di tante cose, ma soprattutto per l'ambito web. Quindi questo lo useremo anche per la parte di documentazione. Potrete anche usarlo quando farete le cose per la parte di documentazione, perché nessuno ricorda e nessuno vi chiederà qui almeno di ricordarvi tutte le 10.000 proprietà CSS che si possono applicare a un elemento. Le leggiamo, c'è la documentazione, la usiamo. E io la userò sempre, quando faremo esempi, terrò aperta la documentazione così che voi vedete anche dove possiamo trovare, dove potete trovare queste informazioni se vi servissero. Questo è su HTML, CSS e JavaScript. E l'altra documentazione che useremo un po' meno, ma voi potete usarla se vi servisse, è la documentazione di Flask, che è questo framework Python per creare un server web. Che poi, come dicevo, inizieremo da metà corso in poi. E se volete, ma non è obbligatorio, ci sono anche dei libri, alcuni dei quali sono gratis su internet, i primi, questi qui, dove c'è anche per ripassare Python, se qualcuno ne avesse bisogno o volesse. Questi sono handbook, quindi libri molto molto snelli, molto molto operativi, che non raccontano molto il che cosa c'è dietro, ma raccontano il come si usa. E questo di Python può andare bene come per ripasso, se qualcuno volesse, o per chi non ha fatto un Python, può essere un punto di partenza. E ce n'è anche uno su CSS e uno su HTML. E poi c'è anche un libro proprio su Flask Web Development, che è un libro vero e proprio, e da cui noi abbiamo preso alcuni spunti preparando il corso, ma di nuovo per la parte di Flask. Questo non è gratis, questo è un libro da comprare se uno volesse, o da recuperare in qualche altro modo che non mi interessa. Ma non è obbligatorio. E cosa useremo invece praticamente? Useremo Python 3.10, 3.11, 3.12, la famiglia 3.1 qualcosa, che si può scaricare, se non l'avete ancora, dal sito di python.org. Quindi questo ci serve. Se non avete Python sul computer, installatelo. C'è per tutti i sistemi operativi. E per HTML, CSS e JavaScript non c'è niente da installare. Vi basta un browser, quindi l'importante è che abbiate Chrome o Firefox. Chrome o Firefox ha una versione di questo secolo. Quindi aggiornatela, se non l'avete. E noi userò principalmente Chrome, ma equivalente con Firefox, e sceglietene uno. Per SQLite non c'è niente da installare, perché quello che serve arriva già insieme a Python, quindi installando Python trovate quello che vi serve. Ci servirà a un certo punto installare qualcosa in più in Python, per esempio questo Flask, ma lo faremo tramite l'installazione di Python che avrete fatto. Quindi di nuovo, al momento c'è solo da installare Python. HTML, CSS e JavaScript sono gratis nei sistemi operativi, anche grazie al fatto che avete un browser. Per sviluppare, per scrivere codice di tutti questi linguaggi, HTML, CSS, JavaScript e Python, useremo Visual Studio Code. Quindi se non avete Visual Studio Code, faremo anche una piccola panoramica per chi non l'ha mai usato. Quanti di voi non hanno mai usato Visual Studio Code? Ok. Faremo anche una piccola panoramica per quelli che non l'hanno mai, per i tanti che non l'hanno mai usato. E si può è gratis, non c'è niente da registrarsi, non c'è niente da pagare, e si scarica da quell'indirizzo, è disponibile per tutti i sistemi operativi, e se avete già installato Python prima di installare Visual Studio Code, così Visual Studio Code riconosce, si spera in automatico, che avete già Python installato, e quando si vira Python potrete utilizzarlo immediatamente. Quindi nell'ordine, prima Python, poi browser, se non l'avete, e poi Visual Studio Code. Vabbè, questi sono i nostri contatti, ma ci avete già visto in presenza. Altre domande? Visual Studio è necessario, è uguale a qualsiasi altro? Noi useremo anche in aula Visual Studio Code, che non è Visual Studio, è un'altra cosa. Okay. Visual Studio è l'ambiente di sviluppo completo di Microsoft, che si può usare per tante cose, a pagamento, o ci vuole la licenza, eccetera. Visual Studio Code è un editor di testo che fa anche, permette anche di programmare, di fare altre cose. Noi in aula useremo quello. E nel laboratorio sul computer è installato quello. Voi siete ovviamente liberi di usare quello che volete, basta che supporti HTML, CSS, JavaScript e Python, e quindi la programmazione web.
però tutti gli esempi, anche quello che vedete in aula, sarà fatto su quello. Quindi dovete poi fare il mapping tra quello che vedete e quello che farete su PyCharm, per dire, per citarne uno che potrebbe andare bene. Ok? Altre domande? Bene. Vista la temperatura ottima di questa stanza, facciamo pausa fino alle 5:30 e riprendiamo alle 5:30 puntuali.